Buonasera, ben ritrovati a Punti di Vista. Lo avevo annunciato, quella di questa sera è una trasmissione molto delicata, una trasmissione particolare ma molto importante. Parleremo di femminicidi e di violenza contro le donne. Ospite con noi questa sera Monica Di Monte, psicologa, scrittrice e responsabile per il Veneto dell'Associazione Vittime Riunite d'Italia. Buonasera e bentrovata. Buonasera, buonasera Patrizia, buonasera a tutti. Allora, abbiamo scelto di invitarla in studio perché insomma non si può chiudere gli occhi di fronte a tutto quello che sta accadendo. Abbiamo visto la morte di Giulia e del suo bambino, un omicidio che purtroppo rappresenta uno dei tanti, ma ha scosso veramente la coscienza di tutti noi. Ma decisamente sì. Allora, ad oggi sono già morte in Italia 55 donne, mi pare. Infatti, io ho detto purtroppo sì, uno dei tanti, infatti, perché non ci dobbiamo abituare a questi numeri. No, bravissima, non ci dobbiamo abituare a questi numeri. Questo omicidio in particolare ha scosso le coscienze perché la vittima portava in grembo una creatura, un bambino già al settimo mese di gravidanza, quindi era molto evidente il suo stato di gravidanza. Per cui, diciamo, nella nostra mente tutto questo ha a che fare con una maggiore sensibilità, una tenerezza che spontaneamente offriamo alla mamma che porta in grembo un bambino e in uno stato, no, interessante già a questo punto, quindi molto molto evidente. Per cui è chiaro che l'opinione pubblica è un'opinione che è stata sensibilizzata fortemente da questo ultimo omicidio. È davvero un'atrocità quello che è accaduto e non ci sono parole di fronte a così tanto dolore. Cosa scatta, dottoressa, nella mente di chi compie un'atrocità simile? Allora, certamente anche di fronte a questo tipo di omicidio, nella mente di un uomo che decide di sopprimere la propria compagna, scatta una sorta di autotutela, nel senso che questi uomini, dai tratti fortemente narcisistici, sono uomini che hanno bisogno di mantenere protetta la propria identità, il proprio status, e se qualcuno si frappone tra loro e diciamo la soddisfazione dei propri piaceri, quella persona che comunque diventa un oggetto, è un oggetto, deve essere eliminata. Però è anche vero, queste sono alcune valutazioni che facevo tra me e me, che di narcisisti ce ne sono tanti, ma generalmente non arrivano così tanto. Infatti noi non dobbiamo confondere i tratti narcisistici che possono essere, che sono dei tratti presenti in ciascuno di noi e che anzi molto spesso in una, diciamo, concezione sana ci portano anche, diciamo, ad essere intraprendenti, a desiderare magari di fare carriera nel posto di lavoro, insomma, diciamo, ad essere protagonisti della nostra vita. Diverso è se questi tratti sono tratti che, diciamo, creano problemi nelle relazioni, cioè se sono tratti che sfociano poi in un disturbo vero e proprio, quindi si parla di disturbo narcisistico di personalità. Qui siamo di fronte ad una condizione patologica. Senta, ma si parla tanto dei segnali. Secondo lei, in questo contesto, esaminando questa situazione così tremenda, ci saranno stati dei segnali? Guardi, sicuramente sì. Il problema è che c'è molta disinformazione, moltissima. Infatti mi permetto di dire che, nonostante le leggi stiano diventando sempre più perfette rispetto a quella che è la tutela della vittima, noi dobbiamo lavorare molto nella prevenzione, perché, per esempio, viviamo in un'epoca storica che valorizza moltissimo che cosa? L'esteriorità, l'immagine, l'esibizionismo. Sono tutte manifestazioni che potrebbero rientrare in quello che è il disturbo narcisistico di personalità. A quel punto è difficile distinguere chi si mette diciamo al centro dell'attenzione altrui, perché comunque lo facciamo ormai tutti, da chi in realtà ha un bisogno patologico di fare questo. Quindi i tratti ci sono, dovremmo essere, cioè
diciamo che si dovrebbero costruire dei progetti ad hoc per lavorare proprio in questo versante, e cioè aiutare le donne a diventare sempre più capaci, anche gli uomini, perché esistono anche le donne con disturbo di personalità narcisista, a cogliere quelli che sono gli aspetti disfunzionali di un comportamento che sicuramente sfocerà in comportamenti, in azioni maltrattanti. Senta, facciamo alcuni esempi, perché magari ci sono delle persone, io oggi ho ricevuto anche dei messaggi, delle mail, quindi voglio ringraziare perché poi siamo molto seguiti anche attraverso i social, quindi saluto anche le persone che si sono collegate. C'è molta attenzione a questo tema, perché magari c'è chi vive delle situazioni difficili in prima persona, c'è chi magari vede le proprie figlie o i figli in situazioni difficili. Quali sono i primi segnali da cogliere nell'altro che non bisogna giustificare? Allora, intanto sicuramente il malessere psicologico, che ormai è riconosciuto anche dalle leggi, nel senso che il danno psicologico, che non viene molto spesso menzionato anche nel, diciamo, nel perfezionamento delle leggi a contrasto della violenza di genere, della violenza sulle donne, è un danno che adesso è normato, quindi rientra nel codice penale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che i maltrattamenti, che sono prima di tutto psicologici, lasciano dei segni sempre più evidenti, creano quel disagio che va intercettato subito come la conseguenza di una manipolazione che l'uomo mette in atto, l'uomo maltrattante, quindi con i tratti narcisistici di cui abbiamo parlato poc'anzi, mette in atto nei confronti della donna. Quindi malessere diffuso, disorientamento, stato confusionale, incapacità di comprendere fin dove, no, finisce la libertà dell'altro e dove incomincia la propria, cambiamenti nel proprio comportamento, anche nelle abitudini sociali che vengono in qualche modo spinte, stimolate dalla relazione. Tutto questo prima di arrivare poi magari al primo maltrattamento verbale e poi anche fisico. Ecco, innanzitutto dobbiamo capire che siamo già in una dimensione compromessa e che quindi dobbiamo correre ai ripari, come? Chiedendo aiuto a qualcuno che ne sa un po' più di noi e che ci può già orientare verso il cambiamento. Ecco, perché poi il momento difficile, no? Quando ci si rende conto di questa situazione, è anche comunicare all'altro che si vuole interrompere la relazione. Perché insomma, vediamo, la cronaca lo racconta nella maggioranza delle volte, che questi omicidi scattano proprio quando c'è la divisione della coppia. È vero, allora io dico una cosa: per tutelarsi prima lo si fa, cioè prima si mettono i paletti nella relazione e quindi si definisce bene il tipo di relazione, regolamentandola anche, no? Perché ci deve essere una sorta di normazione della relazione di coppia, quindi prima ci si allontana, meno potere si dà all'altro di condizionare la nostra presenza all'interno della relazione e quindi anche di creare dei danni. Senta, ma qual è il modo migliore per lasciarsi? Perché poi è difficile riuscire a comunicare con chi hai dall'altra parte e generalmente magari ti sottopone a queste condizioni, è difficile. È molto difficile, anche qua io penso che la nostra attenzione sia sempre diretta a definire la fine di qualcosa, la conclusione di una relazione. Penso che innanzitutto dovremmo cominciare a creare delle relazioni sane, quindi imparare a distinguere chi abbiamo di fronte, cercare proprio di creare delle relazioni che siano fondate sul rispetto, sulla dignità, sulla autostima, sulla libertà decisionale. Questo già ci aiuta a prevenire il maltrattamento. Poi sicuramente non andare certo all'ultimo incontro, questo, ecco, è stato detto tantissimo. Sì, perché l'ultimo incontro è veramente l'ultimo.
Quindi chi ha già in mente di riprendere in mano le redini della relazione a tutti i costi, ha già in mente di eventualmente distruggere quella persona nel caso in cui quella persona non volesse rientrare in questo ambito, no, di dominio e di potere. Quindi non si va all'ultimo appuntamento, ma si chiude immediatamente cercando proprio di fare rete con chi ci può aiutare a creare una cortina di protezione attorno a noi. Senta, lei parlava prima dei segnali da cogliere in quella che può diventare poi una relazione malata. Dopo quanto tempo ci si può accorgere generalmente che c'è qualcosa che non va? Perché magari queste persone inizialmente si presentano, certo, come perfette, adorabili, attente, premurose. Ma intanto io dico sempre che se un uomo si propone in tutto il suo splendore, quindi apre la coda di pavone, come dico io, già lì... Io mi ricordo, l'aveva detto anche in un'altra puntata. Dobbiamo cercare di comprendere il perché di tutto questo splendore. Cercare poi di capire se nella routine questa persona mantiene quelle attenzioni che inizialmente ha mostrato per conquistare la donna, quindi cercare di portarla nella sua area, no? Nella sua area di comfort, dove si sente sicuro di potersi muovere liberamente. Quindi quando poi tutto questo cambia e la persona comincia a mostrare la propria la vera identità, perché esiste un momento in cui questa maschera cade, lì dobbiamo cominciare a fare delle riflessioni serie. Non possiamo giustificare con la nostra tolleranza, la nostra capacità di comprensione l'altro dicendo vabbè, era un po' stanco, ok, magari stasera che ne so, non se la sentiva di essere attento nei miei confronti. Ecco, tutto questo, le giustificazioni non ci aiutano. Ci aiuta invece a capire che la nostra libertà d'azione e di pensiero è importante tanto quella di colui o colei che ci stanno vicini. Ecco, ma perché si tende sempre a giustificare e a rimandare? Perché magari chi vive in questa situazione sa benissimo che non è la situazione idilliaca, ma magari giustifica sperando che possa arrivare un cambiamento, che la persona possa comprendere quello che non va. Sì, è vero. Beh, diciamo che noi tutti siamo dotati di questa parte, di questa componente del pensiero, che è una componente che diciamo si manifesta attraverso la tolleranza, la comprensione, anche la disponibilità ad attendere un cambiamento. Però anche in queste circostanze ci deve essere un limite. Possiamo provare discutendo, parlando e verificando a breve termine se c'è nell'altro la capacità di comprendere tanto quanto comprendiamo noi, perché deve essere simmetrica questa comprensione. Se questo non c'è, siamo già in un'area disfunzionale, quindi io credo che già lì, no, i primi segnali debbano essere colti. E poi ci siamo noi specialisti, che direi, no? Possiamo veramente aiutare. In effetti vorrei tra un po' arrivare anche a farle questa domanda, perché poi sono veramente tante le cose che le voglio chiedere. Anche se un uomo può cambiare? Ma dipende dal grado di compromissione di quello che è il suo assetto personologico, che comunque si manifesta attraverso i suoi comportamenti, le sue azioni, la sua capacità di relazionare anche con chi è attorno alla propria donna. Quindi la possibilità di cambiamento noi psicologi la promuoviamo, è il nostro lavoro, però non si può arrivare ad un cambiamento senza prima diventare consapevoli dell'errore, quindi coscienti, consapevoli, e subito dopo applicarsi, quindi immediatamente, nel correggere le proprie azioni e nel, diciamo, modificarle definitivamente. Allora, tra poco ancora insieme, ci dobbiamo fermare per una piccola pausa, rimanete con noi, grazie ancora, resterà ancora con noi Monica Di Monte, psicologa, scrittrice, responsabile per il Veneto dell'Associazione Vittime Riunite d'Italia. A tra poco.
Vi presentiamo Fido, il carrello saliscale motorizzato per il trasporto di carichi pesanti su scale. Il suo design brevettato consente lo spostamento dei carichi in massima comodità, senza sforzi, e garantisce sempre una corretta postura, salvaguardando il benessere della schiena. Fido saliscale, alleggeriamo la tua routine quotidiana. Benvenuti nel mondo della Digital Acceleration. La trasformazione digitale è buona pratica. L'accelerazione digitale è meglio. La tecnologia sta portando opportunità illimitate alle aziende. Questo processo si sta sviluppando sempre più velocemente e l'unico modo per competere è accelerare. Più velocemente vai, più opportunità potrai cogliere. Noi di Making Science aiutiamo i nostri clienti a muoversi più velocemente e a continuare ad accelerare per far sì che possano sfruttare le opportunità digitali. Questa è la nostra missione. Ancora ben ritrovati a Punti di Vista. Questa sera stiamo affrontando il delicatissimo e importante argomento dei femminicidi e della violenza contro le donne. Ospite Monica Di Monte. Stiamo affrontando questo argomento, però adesso io volevo chiedere anche una persona che non ce la fa, una persona che capisce di essere dentro un labirinto dal quale non riesce a uscire, perché non ne ha la forza, perché non sa con chi parlare, perché poi ci si danno anche sempre un sacco di colpe. Cosa può fare? Chiedere aiuto alle forze dell'ordine, rivolgersi ad un professionista, psicologo? Sicuramente le forze dell'ordine da una parte e i centri antiviolenza dall'altra sono preparatissimi a gestire queste situazioni, anche se ritengo che si debba fare ancora molta strada. Molta strada è ancora meglio, cioè abbiamo detto prima che le leggi diventano sempre più perfette. Che cos'è che manca? Manca una seria formazione anche delle forze dell'ordine o di chi entra in contatto in primis per la prima volta con questo tipo di donna che è stata maltrattata, sulla comprensione di quelli che sono i segnali del malessere psicologico, perché tante volte la donna non denuncia, e abbiamo visto che i dati del Viminale parlano chiaro, il 63% delle donne ad oggi non va a denunciare. Perché? Perché viene rimandata purtroppo a casa quando i segni del maltrattamento non sono visibili, quando non ci sono i lividi, ma i lividi ci sono già dentro, e noi dobbiamo mettere in sicurezza immediatamente quelle donne, e questo è un primo aspetto da considerare. La formazione quindi di tutti coloro che accolgono queste donne. Le donne devono potersi sentire sicure quando vanno a contattare uno psicologo che certamente è abilitato già, qualsiasi formazione poi in psicoterapia abbia, è abilitato, ecco, ad individuare questi segnali. Ci sono delle persone che magari non vogliono esporsi, magari perché chiaramente poi ci si espone, no? Certo. quando si va a denunciare, però magari ci possono essere dei percorsi guidati da uno psicologo che ti aiuta a evidenziare determinate criticità e ti guida. Certo, assolutamente. Ripeto, noi psicologi siamo tutti abilitati ad accogliere i segnali e a definire il grado di malessere di una persona, quindi noi abbiamo l'obbligo poi di comunicare alle forze dell'ordine la situazione difficile, quindi di far scattare il codice rosso. Ma i centri antiviolenza e gli sportelli dove ci si può rivolgere in forma anonima ci sono. Certo, ci sono, ce ne sono sempre di più,
perché le associazioni si occupano proprio di questo problema e cercano di creare una rete di sportelli che diciamo su tutto il territorio comunale, provinciale e poi della regione riescano ad intercettare e a dar voce a questo, a ecco, questo problema. E io proprio voglio lanciare un appello a queste donne che vivono in condizioni di estrema difficoltà. Cercate di reagire, di trovare la forza, di denunciare, di farvi aiutare, non rimanete bloccate lì dentro a vivere una condizione di vita che non è vita. Assolutamente, assolutamente sì. Io, se posso anche dire un'altra cosa, come responsabile del Veneto, dell'Avri, Associazione Vittime Riunite d'Italia, sostengo quello che è il disegno di legge che è stato portato in Parlamento nel 2018, all'inizio del 2018, dall'onorevole Walter Rizzetto, un disegno di legge fatto dal nostro presidente Angelo Bertoglio, che parla del garante della vittima. Cioè è necessario che le garanzie non vengano solo offerte a coloro che hanno commesso un reato, ma la vittima, che viene lasciata spesso in un silenzio istituzionale assordante, deve poter avere la garanzia di essere ascoltata, di essere messa subito in protezione e di essere tutelata in tutto il percorso che la vedrà protagonista, se è ancora in vita, e se no i familiari, che sono anch'essi delle vittime, di colei che non c'è più, ecco, di essere accompagnata, accompagnati in tutto il percorso, anche legale, che è pesantissimo ed è anche esoso. Insomma, senta, diamo dei riferimenti dell'associazione, se qualcuno volesse magari leggere, entrare nel sito internet, avere delle informazioni. Sì, beh, intanto siamo presenti sui social, quindi basta su Facebook, su Instagram, basta scrivere Avri e viene fuori il simboletto che con la giustizia, insomma, della giustizia siamo noi, Angelo Bertoglio è il presidente, per cui chiedere informazioni direttamente. Devo dire anche che i social e questo mondo virtuale aiuta tantissimo, perché permette, insomma, di andare alla ricerca di aiuto, di potersi confrontare, magari di leggere anche storie simili alle proprie, che quindi aiutano, no, a superare questi momenti. Anche a capire come si fa poi appunto a chiedere aiuto ed essere accompagnati, come diceva lei Patrizia, proprio in questo verso la denuncia, perché tante volte le donne rinunciano a denunciare perché hanno paura di non essere ascoltate, di non essere sufficientemente credibili in questo, no, in questa denuncia. E veramente è davvero difficile, e difficilissimo poi anche quando magari ci sono dei bambini di mezzo. Ecco, qui si apre anche no, un'altra finestra sul problema, perché si parla ormai moltissimo di violenza assistita, una violenza che è sempre più sotto i riflettori di coloro che studiano questo fenomeno. Ci sono ricerche che si portano avanti sugli effetti dannosi, quindi sui danni biologici, psicologici che riportano i bambini che subiscono questo tipo di violenza, cioè la violenza in famiglia tra i genitori, quindi in una coppia dove c'è un uomo maltrattante, dove c'è violenza, subiscono questo tipo di danno, oltre a costruire un modello di personalità che nel caso dell'uomo si avvicinerà al modello maltrattante, nel caso della donna si avvicinerà al modello della vittima. Quindi è un percorso, ecco, che va fatto già. Quindi in questi casi è fondamentale proprio, oltre per chi vive la violenza, anche per i propri figli, intervenire e rompere questa catena di violenza e di amore malato. Assolutamente sì, perché se fino a qualche anno fa non si parlava di questi effetti devastanti e tante volte, cronici, che quindi non si possono più modificare, ci sono dei danni, proprio ci sono dei traumi che portano al danno biologico irreversibile, più informazione c'è
su questa eventualità, più facile sarà per le donne mettere in protezione i loro figli, perché tante volte le donne non denunciavano per paura di lasciare genitori, esatto, senza insieme. Genitore un figlio, per proteggere questi figli, per garantire la protezione di una famiglia. Stiamo invece vedendo che questa protezione non esiste, che esiste invece un'esposizione al danno psicologico e biologico che è altissima. Quindi quando si dice beh, ma i bambini sono piccoli, porto ancora pazienza, in realtà è sbagliato. È un errore, sì, assolutamente. E quindi diciamo che l'informazione dovrebbe orientare queste donne anche verso questa chiarificazione, ecco. Davvero, davvero difficile. Poi ci sono anche dall'altra parte magari le mamme che vedono una figlia soffrire. Le mamme, io devo dire che c'è sempre più sensibilità rispetto a questo fenomeno, proprio perché se ne parla tanto, grazie alle trasmissioni come questa se ne parla, si porta alla luce, all'attenzione dell'opinione pubblica tutto quello che non sappiamo, tutto quello che magari non ci hanno insegnato, quindi le mamme diventano sempre più sensibili e attente a che cosa? A che le loro figlie non creino delle relazioni tossiche già in adolescenza, perché poi va bene, si parla di disagio giovanile, adesso non è questo il contesto giusto, ma in realtà uno degli elementi identificativi di questo disagio giovanile è proprio rappresentato da questa incapacità a, diciamo, sostenere il proprio equilibrio e il proprio confine nella relazione con l'altro. Quindi le relazioni diventano sempre più tossiche, sempre più fusionali. In una relazione fusionale diventa difficilissimo dire di no. Senta, lei all'inizio della puntata ha parlato anche della violenza al contrario, ovvero quella vissuta dall'uomo, perché magari a compiere questi atti è la donna, se ne parla poco. Se ne parla quasi poco, nulla. Se ne parla poco perché le vittime sono molte meno, però la violenza. Certo. La violenza è, diciamo che l'escalation della violenza è rappresentato nella nostra società in tutte le aree, quindi il disagio giovanile dove no, si registra un alto tasso di violenza, ma anche le donne diventano violente, stanno diventando violenti. I tratti narcisistici fanno parte anche della personalità femminile, quindi ci sono uomini che subiscono violenza, prima di tutto psicologica, comportamentale e anche fisica, dalle donne, ma diciamo che il laccio, quindi il legame, è sempre un legame che viene sancito da un comportamento psicologico fortemente dominante, quindi anche le donne sono capaci di manipolare la mente di un uomo e quindi di fare violenza. Ecco, in quel caso come reagisce generalmente l'uomo? Perché noi sentiamo sempre parlare della donna, però magari nella condizione di maschio, tra virgolette, magari risulta anche più difficile parlarne, raccontare, confidarsi con degli amici. Allora, sicuramente il timore di mostrare il lato debole è un timore che ha più a che fare con la personalità maschile, che a tutt'oggi gode ancora, no, di uno strascico, come dire, di cultura patriarcale, dove l'uomo non deve piangere, non deve mostrare le sue emozioni, non deve essere sempre molto forte, e non va bene, perché anche gli uomini devono mostrare i loro lati deboli. E quindi per loro è più difficile parlarne, e paradossalmente la reazione è identica a quella che hanno le donne nei confronti degli uomini maltrattanti, cioè proprio il timore di affrontare l'aggressore, quindi il maltrattante, il carnefice, la paura di dire di no e di allontanarsi, esistono anche nella mente di un uomo che alla pari di una donna deve chiedere aiuto ad un professionista per poter uscire da questa dimensione. C'è anche l'orgoglio
che, come dire, crea difficoltà all'uomo, no? Nell'uscire da una dimensione maltrattante. Senta, abbiamo capito che i danni psicologici dopo situazioni del genere sono enormi. Un giorno passeranno? Si guarisce? Ecco, anche qua dipende dalla entità del danno. Certamente noi psicologi che siamo in prima linea nel accogliere, nel gestire questo tipo poi di risultato, l'esito dei maltrattamenti, facciamo un lavoro che serve proprio a circoscrivere il dolore, a farlo riassorbire in qualche modo. Questo dolore lascia delle cicatrici che resteranno indelebili nella mente, come anche a volte nel corpo di queste donne, però se ne può uscire cercando proprio di fortificare quella parte resiliente della personalità, che è quella, insomma, che ci permette di andare avanti e di andare oltre. Ecco, un altro aspetto, noi non me ne vogliano i colleghi, però vediamo in televisione tantissime trasmissioni televisive che parlano dei delitti, si puntano sulla ricostruzione, su quello che è accaduto attorno a un determinato caso. Secondo lei tutto questo può influire in una sorta di emulazione? Allora, le personalità, la psicopatia è quella, no, costruzione di personalità patologica che necessita, come dire, di una certa attenzione, di una certa conferma, per cui mantenere una posizione di dominio comporta anche il bisogno di essere sempre, no, esposti, di esibirsi. Ecco, quindi l'attenzione mediatica è un'attenzione che sicuramente viene raccolta da chi ha necessità di mostrarsi e di mettersi in evidenza. Guardando le trasmissioni che si occupano di questi delitti efferati, devo dire che ho visto un cambiamento nell'attenzione dei giornalisti e di tutti gli opinionisti, insomma di coloro che prendono parte a queste trasmissioni, e quindi sanno perfettamente qual è il rischio e sono molto attenti a gestire l'informazione per evitare che questo accada. Per cui devo dire che il giornalismo in questo senso sta diventando sempre più sensibile e attento a gestire in maniera equilibrata il problema. Ecco, all'inizio della puntata abbiamo detto, si è parlato tantissimo e lo hanno fatto veramente un po' tutte le testate a lanciare il messaggio: non andate all'ultimo appuntamento, e penso che il messaggio sia entrato nella testa di tantissime persone. Poi bisognerà vedere ovviamente se si presterà attenzione, ma credo che molte lo faranno. Questo indica che anche dei messaggi di supporto e di aiuto sarebbero molto utili. Sì, assolutamente sì. Ecco, come ultimo appuntamento, attenzione a non confondere quello che viene chiesto come ultimo appuntamento dal carnefice e quello che noi donne riteniamo sarà l'ultimo appuntamento. È la stessa cosa, anche se la richiesta di incontro dall'uomo non viene definita come ultimo incontro, ma viene definita come un incontro chiarificatore di qualsiasi tipo, e nella nostra mente però questo appuntamento, no, dichiara in qualche modo la fine di un rapporto. In egual modo non dobbiamo andarci, perché la percezione nell'altro è molto chiara, no? La definizione di ciò che sta accadendo è già in qualche modo portatrice di quello che può essere poi un comportamento violento nel tentativo appunto di modificare il pensiero della donna. Chiedere aiuto in questo caso, fare rete con altre donne, con coloro che ci vogliono bene e ci possono dare un consiglio per uscire anche da questo pensiero è fondamentale. Ecco, quindi magari parlatene con, sì, i vostri amici, con la vostra famiglia, perché poi la famiglia in tutto questo deve essere un supporto.
La famiglia deve essere un supporto, non può essere l'unico supporto. Io credo che sia necessario anche proprio attorniarsi di voci amiche, perché più si è e più è equilibrata, no, la risposta che noi possiamo avere da parte di un numero maggiore di persone, quindi non solo la famiglia, ma anche gli amici, perché sono quelli magari, come dire, che hanno meno interessi, mi permetto di usare questo termine che forse non è proprio adeguato, a proteggere quella donna da un eventuale epilogo negativo. Poi ci sono anche quelle tragedie che apparentemente arrivano magari al clou di una lite, oppure quando magari viene scoperto qualcosa che non doveva essere scoperto, dove magari la persona, adesso io glielo chiedo a lei, non aveva mai manifestato dei segni che qualcosa non andava. Succede o c'è sempre un segnale? Qui allora noi abbiamo la capacità anche di nascondere no, ciò che non vogliamo mostrare all'altro, quindi sicuramente i segreti esistono, possono esistere anche le doppie vite, esistono i tradimenti, ci saranno sempre, per cui io penso che non sia quello il problema, ma il problema nasca nel momento in cui la fiducia nei confronti dell'altro è massima e non permette alla persona che è nella relazione di avere una vita autonoma ed un pensiero autonomo. Quindi entriamo nelle relazioni sentimentali, perché è bello amare ed è bello essere amati, ma attenzione a non mettere nelle mani dell'altro totalmente la nostra vita, perché il rischio poi, no, di cadere vertiginosamente verso uno stato di angoscia nel momento in cui ci rendiamo conto che questa fiducia è stata in qualche modo lesa, potrebbe poi creare una forte disfunzione all'interno della relazione stessa. Senta, lei ha scritto dei libri, lei tiene anche dei corsi in alcune zone del nostro territorio, tiene dei convegni, parla molto anche alle donne, e prima mi diceva ho iniziato a inserire anche l'autostima. Sì. Ho iniziato a inserire il pensiero, no, della crescita della propria autostima. È importantissima, perché più noi diamo valore a noi stesse, più noi diamo valore al nostro pensiero, e meno saremo disposte a cedere al pensiero altrui, con un pensiero migliore, più efficace, più corretto. Quindi il livello di autostima all'interno delle nostre relazioni d'amicizia, all'interno delle nostre relazioni sentimentali, all'interno delle nostre relazioni familiari, prima di tutto, deve essere molto alto. Quindi mi piacerebbe che percorsi dedicati alla conoscenza di sé e all'autostima fossero diffusi nelle scuole, già da piccola, no, in tenera età. Senta, allora io voglio cogliere l'opportunità del fatto che lei è con noi questa sera. Chi vive queste situazioni drammatiche, perché sono situazioni drammatiche, tragiche, che creano un dolore immenso, certamente l'autostima se la mette un po' sotto i tacchi. Allora, le chiediamo qualche consiglio per dare un po' di forza, un po' di supporto. Come bisogna fare? Ma bisogna coltivare intanto il pensiero positivo, quindi nel momento in cui qualcuno ci dice che il nostro pensiero non vale, che non capiamo niente, che non siamo in grado di gestire un problema, che non siamo in grado di risolvere qualcosa, dobbiamo immediatamente contrastare questo tipo di manipolazione mentale, sostenendo invece la nostra capacità di muoverci in maniera autonoma nel mondo. Quindi la nostra mente deve diciamo ritornare su ciò che invece facciamo quotidianamente, che ci riesce molto bene. Quindi sono certa che queste donne vittime di maltrattamenti, di abusi psicologici,
di gaslighting, come viene definito adesso dagli inglesi, fanno invece delle cose splendide nella loro vita quotidiana e portano avanti magari dei menage complicatissimi con una forza e con un'energia straordinarie. Quindi mantenere il pensiero positivo su di sé è la prima cosa per contrastare il tentativo dell'altro di annientare la nostra personalità. Davvero è impensabile, no? Che ci possa essere una relazione che poi nel tempo, che sia poco, che sia tanto, si trasforma in tanto orrore, perché poi è un orrore per chi lo vive quotidianamente. Sì, è un orrore senza fine. Forse perché ho l'occhio clinico, individuo immediatamente quelli che sono proprio i segnali disfunzionali di una coppia che poi potrebbe andare verso questo tipo di problema e quindi verso un maltrattamento. Mantenere una posizione simmetrica nella coppia è fondamentale. Il fatto di essere donne ci identifica geneticamente e anche eventualmente poi, se è una coppia eterosessuale, no? come orientamento sessuale, ma non identifica certo una posizione down rispetto all'uomo, quindi mantenere la simmetria è fondamentale per mantenere il benessere individuale nella coppia, e questo sicuramente è importante e va sottolineato da chi si occupa di questo problema. Dottoressa, siamo arrivati alla fine di questa puntata che io ritengo molto molto interessante, spero veramente di aver raggiunto tante persone, di aver diramato dei messaggi importanti, grazie alla sua presenza. Ricordiamo ancora il nome dell'associazione Vittime Riunite d'Italia, Monica Di Monte è la responsabile per il Veneto, quindi se volete potete vedere anche il sito internet, la pagina Facebook e poi Monica Di Monte, psicologa e scrittrice, che io ringrazio veramente tanto. Grazie Patrizia, grazie a voi tutti. Ecco, mi raccomando, riprendetevi la vostra vita e fatevi aiutare se è necessario. Arrivederci a domani. Arrivederci.